cuore. Ciao, benvenuti a speciale Guerre Puniche 2, Climate Change Wars nel Mediterraneo 2050. Spero che vi sia piaciuta questa nuova sigla che fa d'apertura a questa serie di episodi di podcasting destinati a fornire brevi pillole sulle ragioni dell'esistenza e detonazione delle Climate Change Wars nel Mediterraneo 2050. Ciao, benvenuti in un'altra puntata di Guerra del cambiamento climatico Mediterraneo 2050. Oggi discuteremo la validità e i limiti del metodo del confronto e paragone e metafora con il secolo precedente. Pratica molto comune fare metafore e paragoni in forma dialettica, focalizzando l'attenzione solo in piccoli periodi storici, solitamente limitandosi al secolo precedente. Sia perché questo tipo di analisi è facile da farsi, sia perché la memoria umana è limitata e preferisce investigare brevi periodi di tempo piuttosto che osservare un periodo più ampio, di più ampio respiro, in cerca di eventuali pattern, sia perché fare paragoni storici molto antichi potrebbe rendere le metafore dialettiche errate, sia perché il metodo della metafora storica limitata al solo secolo precedente è una forma più corta e contratta appunto del metodo dell'analogo. Si ricerca una sorta di analogo solo limitatamente al secolo precedente, ignorando tutto il resto. Questo podcast dimostreremo che uno, fare paragoni e metafore storiche può avere un senso per prevedere parti di futuro. 2. Il metodo della metafora storica limitata solo al secolo precedente non è un metodo valido per prevedere il futuro quando l'ambiente economico è altamente instabile a causa di forti cambiamenti demografici e climatici. Andiamo con ordine. Dunque, la guerra è un processo storico ripetitivo e ragionevolmente prevedibile, in quanto la guerra in buona misura è un processo ripetitivo, in larga parte ragionevolmente prevedibile, perché molte informazioni sul futuro sono già disponibili nell'oggi. In particolare, ecco, in questo podcast, quanto nel link che trovate indicato in descrizione, sarete catapultati a una bloggata in cui appunto si discute il fatto che la guerra è un processo storico ripetitivo e ragionevolmente prevedibile, e quindi, diciamo, almeno nei casi più eclatanti con grandi eventi nefasti, le guerre sono ragionevolmente prevedibili. Dunque, andiamo con ordine. Immaginiamo di essere al 1 gennaio del 1800 e di essere chiamati a generare un'intelligence sui prossimi 50 anni di storia del XIX secolo. Il livello dell'estrapolazione del gioco teorico mira ad identificare un livello di informazione asimmetrica al 1 gennaio del 1800 da cui poter inferire tendenze ed eventi futuri che si sarebbero potuti prevedere. È importante escludere sulla previsione a ritroso ogni possibile influenza e conoscenza posteriori del XX secolo quanto del XIX secolo. Ecco, per questo le indicazioni come possibili previsioni dovranno basarsi esclusivamente sul livello delle informazioni che storicamente potevano essere raccolte o inferite 1 gennaio del 1800, utilizzando a tale proposito solo schemi di pensiero semplici, appunto come la metafora storica ed il paragone. Che cosa sarebbe stato potenzialmente possibile predire dal 1 gennaio del 1800 nei primi 50 anni del XIX secolo per una persona razionale che avesse potuto raccogliere a sistema informazioni e dati per poter sintetizzare indicazioni future? Ecco, una guerra tra la Francia ed almeno un'altra nazione europea, essendoci nel 1 gennaio del 1800 in corso le guerre napoleoniche nella campagna d'Egitto, di certo avrebbero continuato nel tempo dato che le nazioni alleate contro la Francia erano molte. Una guerra tra la Francia e la Gran Bretagna, forse la guerra di cui sopra, oppure un altro scontro, essendoci stata in passato la guerra dei 100 anni.
3. Una guerra continentale in Europa tra Francia più Gran Bretagna contro la casa asburgica, essendoci stata precedentemente la guerra dei 30 anni quanto la successiva guerra dei 7 anni. Rivoluzioni che avrebbero condotto a cambiamenti dell'assetto del potere in qualche stato europeo, essendoci state le guerre di indipendenza americana e della successiva in Francia rivoluzione francese, cosa che in parte avvenne appunto con i moti del 1848 fino al 1871, che accadde appunto nello stesso secolo e prima della metà dei 50 anni del 1800. La scoperta dell'Antartide, cosa che in effetti avvenne ai primi del 1800, dato che prima del 1700 si supponeva l'esistenza di una terra molto a sud per riequilibrare i ghiacci al polo sud. Ecco, la polvere da sparo fu introdotta nel XV secolo dalla Cina, ma la metallurgia carente in Europa non permise un suo massiccio uso in battaglia sino ai primi del 1700. I primi archibugi nel 1500 erano ancora dispositivi scarsi e non tali da rivoluzionare le tattiche di guerra. Sono dal primo del 1700 i moschetti divennero dominanti nei campi di battaglia con canne lisce ad amancarica tramite la polvere nera. Nonostante le povere nozioni scientifiche dell'epoca, si sarebbe potuto predire un miglioramento delle armi da fuoco velocizzando le tecniche di carica, migliorando l'efficacia del fuoco, cosa che peraltro avvenne. Si passò dalla polvere nera e moschetti ad avancarica, a moschetti ad anima rigata e poi a munizioni a retrocarica su moschetti ad anima rigata. Sarebbe potuto prevedere la nascita delle corazzate e sviluppo dell'artiglieria con grossi cannoni per imbarcazioni ed artiglieria da campagna, nonché il poter disporre di drastici cambiamenti nei trasporti di terra per salmerie, truppe, armamenti, sfruttando il motore a vapore con il carbone come fonte di energia primaria. Gli scontri navali ai primi del 1800 erano basati su navi di legno propulse a vela con artiglieria, ma stava nascendo il vapore e il carbone. Tali tecnologie avrebbero trasformato il mondo, appunto il modo di navigare, anche il mondo, in particolar modo il mondo di mare prima e poi dopo anche le ferrovie, grazie all'invenzione di Watt, potendo installare pesanti corazze sulle navi a motore a vapore. Era poi logico immaginare che le innovazioni del vapore per le navi presto si sarebbero espanse anche per invenzioni di terra, con la progettazione di mezzi con ruote e meccanismi per ridurre l'attrito nel movimento. Le tattiche di guerra sarebbero cambiate con l'intenso uso della polvere da sparo, con poche forze, con tattiche diverse. Quindi, con poche forze e con tattiche diverse e un migliore armamento, poche forze avrebbero potuto battere forze numericamente superiori. Infatti si pensa alla rivoluzione americana, furono introdotte per la prima volta imboscate e colpi di mano da parte dei ribelli. Esplosione di guerre e anche soprattutto di epidemie in Europa, considerando nel 1665 la grande peste di Londra. Poi si sarebbe potuto prevedere la costruzione di torce elettriche, portatili e apparati luminosi di segnalazione, considerando le scoperte di volta dei primi del 1800. Ecco, in questo caso parecchio del secolo XIX, poteva essere in parte predetto già ai primi del 1800, semplicemente perché numerose informazioni erano già praticamente presenti nel secolo precedente, e quindi c'erano già dei trend, dei megatrend, anzi possiamo dire dei drivers, ecco, meglio dire dei drivers interni alle dimensioni pestel, da cui era possibile praticamente prevedere parti di futuro del secolo XIX. Immaginiamo di essere ai primi del gennaio del 1900 e di essere chiamati a fare delle previsioni a 50 anni sul XX secolo. Per una persona mediamente razionale che avesse potuto raccogliere a sistema dati e informazioni per sintetizzare indicazioni future in relazione al secolo precedente del XIX secolo. Ecco, sarebbe potuto prevedere almeno una guerra tra Francia e Germania che si sarebbe appunto potuta combattere in Europa
Infatti ai primi del 1900, primo gennaio 1900 era già scoppiata la guerra franco-prussiana. Sarebbe potuto prevedere almeno una grande guerra in Europa, forse la stessa di cui sopra, oppure un'altra con diversi contendenti. Infatti ai primi del 1 gennaio del 1900 erano già scoppiate le guerre napoleoniche, che furono globali per l'Europa. Poi nel tardo del 1700, i primi del 1800 guerre napoleoniche. Si sarebbe potuto immaginare un qualche tipo di rivoluzione che avrebbe potuto capitare ad un paese europeo, tale che ne fosse poi stato capovolto l'ordine costituito, forse anche imputabile alla nuova ideologia nascente del marxismo. Infatti al 1 gennaio del 1900 era già scoppiata la rivoluzione, prima del 1 gennaio del 1900, ecco, era già scoppiata la rivoluzione francese, che portò molte teste nobili, destabilizzando l'ordine costituito. Inoltre, all'epoca del 1 gennaio del 1900, ecco, era già stato pubblicato da Marx nel 1864 Il Capitale, e c'era già stata la prima internazionale socialista del 1871, che fu sciolta a suon di legnate. Ecco, l'ideologia marxista forse avrebbe potuto diventare un pericolo per la società del tempo, confrontare con la Comune di Parigi. Si sarebbe potuto immaginare una qualche guerra coloniale nipponica. Il Giappone all'epoca stava diventando una potenza industriale, uscendo rapidamente dalla stagnazione medievale in cui per lungo tempo si era ibernato. Che la Cina ai primi del 1900 era assai arretrata industrialmente, era già dominata dalle potenze industriali occidentali, non era difficile immaginare forse uno scontro militare espansivo del Giappone sulla Cina, dato che appunto i territori cinesi erano prospicienti all'isola nipponica. Sarebbe potuto inferire il 1 gennaio del 1900 un qualche tipo di rivoluzione o guerra di liberazione in Cina contro l'influenza dei paesi industriali occidentali. Per precisione, alla data del 1 gennaio del 1900 c'era già in corso la ribellione dei Boxer, quindi sarebbe stato logico pensare che entro i primi 50 anni del XX secolo la cosa si sarebbe potuta sicuramente ripresentare, specie se la rivoluzione dei Boxer non avesse avuto successo. Si sarebbe potuto ipotizzare una seconda guerra di secessione negli USA, oppure una crisi socio-economica in cui avrebbe potuto scaturire una possibile seconda guerra di secessione in USA, dato che in USA era terminata nel 1865 la guerra di secessione americana. Ecco, questa previsione tuttavia, in quanto fondata, non ebbe a verificarsi. Tuttavia una parte della predizione sarebbe stata parzialmente avrebbe trovato un parziale riscontro. Accadde poi nel 1929 una grossa crisi economica, che però non condusse a una nuova guerra di secessione negli Stati Uniti. Si sarebbe poi potuto ipotizzare il 1 gennaio del 1900 una guerra tra Stati Uniti e Gran Bretagna. C'era già stata la guerra di indipendenza americana. Ai primi del 1 gennaio del 1900 gli USA erano una nazione in crescita, mentre la Gran Bretagna aveva un grande impero navale. Di certo una guerra tra Stati Uniti e Gran Bretagna avrebbe potuto essere un rischio del XX secolo, anche se poi in realtà non avvenne mai. Quali tecnologie si sarebbe potuto indovinare il 1 gennaio del 1900? Ecco, non si sarebbe potuto predire l'aereo, in quanto per la scienza dell'epoca niente di più pesante dell'aria avrebbe mai potuto volare. Solo il più leggero dell'aria, gli aerostati dirigibili, sembravano destinati a solcare i cieli, avendo dei miglioramenti tecnologici. Anche la bomba atomica e il laser sarebbe stato impossibile predirne l'avvento. Nessuno nel 1 gennaio del 1900 pensava ad una rivoluzione della fisica classica, che di lì a poco sarebbe poi detonata con la relatività e la meccanica quantistica. Tuttavia qualche cosa si sarebbe potuto predire per quanto riguarda, diciamo, le evoluzioni tecnologiche, con una qualche facilità. 1. Aumento della capacità di fuoco dei fucili e la crescita della potenza e il calibro dell'artiglieria, nonché il miglioramento delle mitragliatrici,
dall'avvento della polvere da sparo le armi da fuoco hanno sempre avuto un miglioramento come potenza di fuoco e rapidità di carica. Vuol dire un miglioramento dei fucili con più munizioni, una maggiore facilità di carica e un grande potere di fuoco con una ripetizione rapida dei colpi. Sarebbe stata una cosa più che logica. Il Winchester Yellow Boy, il fucile a ripetizione del 1873, quindi la carabina Winchester era già stata creata, e le mitragliatrici già c'erano nel 1861 con la Gatling 28. Quindi su questo già si sarebbe potuto fare delle previsioni future. L'importanza dell'artiglieria stava crescendo, specie in ambito navale, dove le corazzate e i cannoni già erano rilevanti come il loro ruolo. La crescita del dislocamento delle navi e la crescita delle corazze. All'epoca il trend delle corazze era in espansione assieme alla crescita dell'importanza dell'artiglieria con i grandi calibri, quindi si sarebbe potuto fare delle facili previsioni in ambito sull'artiglieria sia di terra che di mare. Altra cosa che si sarebbe potuta predire il 1 gennaio del 1900 era l'importanza del petrolio per l'economia. All'epoca, nei primi del 1900, il carbone e il vapore dominavano l'industria, muovendo navi e treni. Tuttavia, il motore interno diesel del 1892 apriva un diverso futuro. Ed anche se era difficile immaginare la sostituzione del carbone con il petrolio, ecco, sarebbe stato comunque possibile supporre almeno la nascita di un grosso segmento dell'economia che sarebbe stato alimentato dal petrolio, proprio tramite il motore diesel. Il 1 gennaio del 1900 si sarebbe potuto predire l'avvento di un grande network telefonico wired in tutti i paesi industrializzati, che sarebbero stati appunto collegati per scambiarsi voce e dati. Il telefono di Meucci era cosa già nota ai primi nel 1889, e si andava diffondendo con Bell, dato che avrebbe fatto comodo appunto questa rete di network sia alla finanza quanto agli uomini d'affari, nonché anche ai militari. Sarebbe stato possibile inferire la nascita di avvento di diavolerie elettriche con cavi o anche senza cavi, dato che l'elettricità andava sostituendo i vecchi lampioni a gas, che in combinazione con il telefono avrebbero potuto trasferire audio e probabilmente anche video su ciò che già stava facendo Marconi con i propri esperimenti. E scanto dalla fantascienza di Verne si sarebbe potuto indicare l'avvento dei sottomarini. Ecco, tali mezzi erano già stati impiegati durante la guerra di secessione americana, di la verità con scarso successo a causa degli insormontabili problemi tecnici e dei materiali. Tuttavia, dato che la scienza e le innovazioni erano in forte crescita, strabiliando appunto il mondo, si sarebbe potuto accettare almeno in parte le immaginazioni di Verne sull'avvento di un qualche tipo di sommergibile. L'uomo sulla Luna prima della fine del XX secolo, un grande sogno, anche questo indicato da Verne. Se magari non entro i primi anni 50, sicuramente entro il XX secolo si sarebbe potuto indicare un secolo di tempo per cui l'uomo avrebbe potuto sviluppare quella tecnica e quelle nozioni scientifiche per sviluppare una tecnologia che avrebbero potuto condurlo ad un viaggio dalla Terra sulla Luna. Ecco, nonostante gli enormi problemi tecnici e la molta ignoranza scientifica che dilagava il 1 gennaio del 1900, pescando dalla fantascienza si sarebbe potuto, diciamo, fare una previsione di lunghissimo periodo su tutto l'intero secolo. Ecco, come si vede, moltissimo del XX secolo poteva essere facilmente predetto il 1 gennaio del 1900, anche senza fare appello semplicemente alla fantascienza, perché un buon cospicuo numero di informazioni erano già quasi tutte presenti nel contesto storico della fine del XIX secolo, utilizzando appunto la semplice logica della metafora del paragone con un'analogia di breve periodo. Adesso andiamo a dimostrare che il metodo della metafora e del paragone con il secolo precedente non è un metodo sufficientemente valido da usare quando l'ambiente economico in dimensione Pestel è fortemente perturbato da megatrend e da drivers Pestel.
Immaginiamo di essere al 1 gennaio del 2000 e supponiamo di essere chiamati a fare previsioni a 50 anni sui primi 5 decenni del XXI secolo. Che dire del rapporto futuro nel XXI secolo tra USA e Russia? Buh! Nel XX secolo la Russia era un membro degli alleati che combatterono contro i nazisti, mentre nella seconda parte del XX secolo l'URSS fu un nemico acerrimo degli USA. Nel XXI secolo gli USA sarebbero stati amici o nemici della Russia? Nel XXI secolo la Russia sarebbe stata amica o nemica degli USA? Boh, il XX secolo non fornisce indizi utili per una previsione. Nel 1989-1991 l'URSS morì. Dalle sue ceneri nacque la comunità degli stati indipendenti, in cui si riconosceva l'economia di mercato quanto alla proprietà privata dei fattori della produzione. Nessuna differenza del modello economico dal 1991 divideva più la Russia dai paesi occidentali. Si sarebbe potuto azzardare l'ipotesi il 1 gennaio del 2000 che la ideologia comunista marxista-leninista era stata soppressa e non sarebbe mai più riapparsa nel XXI secolo? Previsione logica al 1 gennaio del 2000, che però ecco si sarebbe subito infranta sulla realtà, dato che i cattocomunisti italiani hanno bloccato la nascita degli Stati Uniti d'Europa per 25 anni, sopprimendo il pensiero De Gasperi, alleandosi quindi con Soros e con l'applicazione della dottrina Monroe americana. Addirittura i cattocomunisti in Italia hanno applicato la strategia di rigenerazione di Soros. Che cosa predire sul XXI secolo alla data del 1 gennaio del 2000 sui sistemi futuri delle alleanze mondiali circa le informazioni del XX secolo? Buh! Nei primi decenni del XX secolo le alleanze erano basate su cluster di nazioni, poi per tutta la metà del XX secolo su ideologie con due blocchi economici diversi e contrapposti in base alla longitudine. E per il XXI secolo che tipi di alleanze si sarebbe potuto indicare per il futuro? Buh! Rapporti tra Europa e Russia. Già verso la fine del XX secolo nacquero stabili rapporti commerciali con interdipendenza economica tra Europa e Russia circa il gas russo ed importazioni russe di prodotti finiti europei. Era nato un idilliaco rapporto commerciale per l'Europa. L'Europa appunto ad economia di trasformazione quanto con la Russia, ricca di fonti di energia e materie prime. Con la Russia in posizione di colonia che esportava materie prime e semilavorati ed importava prodotti finiti europei. Che cosa si sarebbe potuto predire per il futuro del XXI secolo il 1 gennaio del 2000? La Russia sarebbe stata amica o nemica dell'Europa nei primi 50 anni del XXI secolo? L'Europa sarebbe stata nemica o amica della Russia nei primi 50 anni del XXI secolo? Buh! In Asia, nel XX secolo, erano già scoppiate guerre tra Giappone e Cina, quindi si sarebbe potuto immaginare una guerra futura nel XXI secolo tra Cina e Giappone? Beh, ma se il Giappone, da dopo la metà del XX secolo, ridusse quasi a zero l'importanza del suo strumento militare e il Giappone rinunciò alla guerra per 50 anni, sarebbe stato logico il 1 gennaio del 2000 immaginare nel XXI secolo una guerra Cina contro Giappone? Boh, dati insufficienti nel XX secolo per trarre una indicazione futura. Sempre in Asia, scrivendo una previsione sui primi 50 anni del XXI secolo, si sarebbe potuto immaginare una guerra tra Pakistan ed India, dato che nel XX secolo vi furono scontri di tal genere. Allo stesso modo, però, una guerra tra Iran ed Iraq per ragioni storiche ed analoghe al XX secolo. Sempre in Asia, i contrasti e gli odi tra sunniti e sciiti, petrolarabi ed iraniani, sarebbero causa di una guerra nel XXI secolo? Oppure rimarranno solo scaramucce limitate, oppure a guerre tra proxy sunniti e proxy sciiti? E per l'Africa nel XXI secolo che dire? Bah, nel XX secolo l'Africa non ebbe a sviluppare guerre se non scontri bellici interni, per odi locali e miopi localismi e razzismo africano.
oppure eventi bellici annessi agli ultimi colpi di coda del colonialismo. Cosa predire nel XXI secolo per l'Africa? Solo piccole e limitate guerre locali come nel XX secolo o pace eterna e prosperità per l'Africa nel XXI secolo? Che dire alla Cina nel XXI secolo alla data del 1 gennaio del 2000? Da secoli la Cina, rinchiusa dentro le sue mura, ha sempre interagito poco con il mondo, subendo invece invasioni coloniali europee e cinesi nel XX secolo. La Cina alleata degli USA nella Seconda Guerra Mondiale contro i giapponesi, ma la Cina nemica degli USA nella Guerra di Corea. Poi la Cina, scarso alleato sovietico temporaneo, la Cina combatté contro l'URSS una cortissima guerra di frontiera. Cina, un paese povero e sovrappopolato ad economia collettivista che non era ancora riuscita a fare una rivoluzione industriale. Una nazione in cerca di una rivincita implementando uno simbolo di modello economico. Un'economia capitalista pianificata, un veicolo ideologico per migrare nel blocco occidentale, vincitore della guerra fredda. Che cosa predire per il XXI secolo e la Cina, paese amico degli USA e o dell'Europa nel XXI secolo? USA e Europa, paesi nemici della Cina nel XXI secolo? Boh! Dati insufficienti nel 1 gennaio del 2000 per esprimere un giudizio univoco. Cina contro India, una guerra nel XXI secolo? Beh, storicamente India e Cina non hanno mai combattuto nessuna guerra campale nel XX secolo, divisi come sono dalla possente catena montuosa dell'Himalaya. Ma fugaci scontri di confine nel XX secolo erano accaduti. Cosa prevedere per il XXI secolo tra questi due grandi giganti asiatici? Boh, nel XX secolo, ecco, non ci sono indizi sufficienti per evidenziare una previsione univoca. Dal punto di vista dei sistemi d'arma, si sarebbe potuto immaginare il 1 gennaio del 2000 uno sviluppo di qualche tecnologia che sterilizzasse gli ICBM e gli IRBM. Missili furono nella seconda parte del XX secolo l'arma totale e definitiva, invincibili armi che sostennero l'equilibrio MAD. Sarebbe stato logico prevedere nel XXI secolo la possibilità di un superamento dell'arsenale dei missili ICBM e IRBM con l'avvento di tecnologie, nuovi sensori e quantum computing per sostenere scudi antimissile a livello strategico? Probabilmente sì. La guerra elettronica è sempre stata importante nella guerra fredda e il potere aereo nel 1983 con l'F-117 fu fortemente rivoluzionato, riuscendo a contrastare il degrado che il potere aereo aveva subito per mano della difesa aerea integrata con radar e missili, missili SAM, terra-aria. La necessità di ridurre la radar cross-section per i velivoli militari tattici e strategici, quanto per i battelli militari, quindi le navi, era una conseguenza logica che per il mantenimento dell'utilità del potere aereo quanto del potere navale, dato il crescente sviluppo della missilistica, sarebbe stato un trend che si sarebbe potuto predire appunto il 1 gennaio del 2000, ottenendo subito buoni risultati di previsione. Internet e i cellulari si sarebbero fusi andando a creare un nuovo prodotto che avrebbe creato un bisogno indotto, pushando tecnologia per sostenere un nuovo mercato. La velocità di connessione dati su linea wired e wireless sarebbe cresciuta sia per nuovi prodotti pushati dall'industria quanto per sostenere il traffico. I profitti degli ISP, quindi quelle che un tempo erano le società telefoniche, con la crescita praticamente delle comunicazioni di tipo digitale, ovviamente. Nel 1 gennaio 2000 IPCC era già da tempo nato. IPCC aveva sfornato rapporti importanti. Quello del 1995 diceva già dell'effetto serra in crescita sulla Terra a causa dell'attività antropica, anche se non c'era pieno consenso del panel. Indubbiamente i problemi del riscaldamento climatico avrebbero condotto nel XXI secolo ad essere un serio problema. Difficile ancora predirne i suoi profili. Quanto questo problema però si sarebbe legato alla ricerca scientifica Limits to Grow, tanto osteggiata nei paesi occidentali perché si doveva dire che l'economia di mercato era meglio dell'economia collettivista? Basi terrestri sulla Luna e su Marte entro i primi 50 anni del XXI secolo?
Boh, difficile a dirlo, dato il blocco dell'esplorazione spaziale dopo lo sbarco sulla Luna nel XX secolo, ma probabilmente basi sotterranee sulla Luna, stazioni spaziali in orbita per hub di collegamento Terra-Luna-Marte e basi terrestri sotterranee su Marte, è logico immaginare che potevano essere, immaginate il 1 gennaio del 2000 e che tali, strutture potrebbero nascere dentro al XXI secolo. La foto del Deep Field del 1995 di Hubble con la scoperta di miliardi di nuove galassie avrebbe fatto da supporto al fatto che nel XXI secolo l'umanità avrebbe potuto scoprire potrebbe scoprire tracce palesi di intelligenze aliene. Con la crescita dello sviluppo elettronico e della sensoristica sarebbe possibile, o sarebbe quindi estremamente probabile, che i governi prima o poi decidano di diffondere in pubblico evidenze di intelligenze aliene nella nostra galassia, magari a vari anni luce di distanza. Come si vede da questo esempio, ben poco alla data del 1 gennaio 2000 si sarebbe potuto prevedere per i primi 50 anni del XXI secolo, perché i segnali e le informazioni presenti nel XX secolo sono contrastanti, in quanto ancora il cambiamento climatico con i suoi danni non si era ancora legato al tema della sovrappopolazione sulla Terra, non avendo ancora iniziato a dettare l'agenda degli eventi, disegnando lo scomodo ed ostile scenario emergente. Ecco, il punto di questo podcast è il seguente: in un ambiente economico turbolento in cui le variabili chiave di pianeta Terra nel XXI secolo impattano con i propri megatrend in dimensione pestel, legandosi o meno con i drivers interni di ogni restrizione pestel, ecco, il metodo della metafora e del paragone con il secolo precedente non è un metodo che è efficace per fare previsioni future. Questo perché le statistiche di crescita economica e le storie geopolitiche di XX secolo non sono rappresentative del contesto prospettico dell'ambiente economico del XXI secolo. Ragione per cui occorre approcciare al futuro con strumenti della pianificazione strategica. Per questa puntata è tutto, un saluto, ciao, alla prossima.